Sabato 14 marzo 2020 sale a 51 il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Chiude il reparto di cardiologia a Sassari. Ne dà notizia la Regione Sardegna aggiornando i suoi bollettini giornalieri. Ed anche oggi siamo al sesto aggiornamento del sindaco Montella, con importanti novità. Con l'ordinanza numero 3 emessa in data odierna sono state emanate nuove disposizioni restrittive per tutta la città. Niente auto e niente moto, fatte salve le eccezioni previste dai provvedimenti del governo. Aumentano i controlli a terra e a mare. Così, con un video comunicato dello stesso sindaco Montella, ha spiegato le nuove restrizioni aggiungendo: fate attenzione e condividete il post che si trova nella mia pagina Facebook, in quella del comune o su questo canale di guardiavecchia.net. E sempre in questa situazione di emergenza, Montella questa mattina ha emanato anche un provvedimento di chiusura temporanea del civico cimitero. Nel frattempo, con l'ordinanza numero 6 di ieri notte, venerdì 13 marzo, il presidente Solinas ha anche lui emanato ulteriori restrizioni che riguardano il settore trasporti, disponendo, per quanto ci riguarda, un taglio delle corse dei traghetti che collegano la Maddalena con Palau e quelli che collegano Carloforte con Calasetta, serviti dalla stessa compagnia di navigazione Delcomar. Disappunto però per il sindaco Luca Montella e quello di Carloforte Salvatore Pugioni, i quali hanno subito scritto al governatore Solinas per manifestare la loro contrarietà. Comprendo e condivido la soppressione di diverse corse, spiega Montella in un comunicato, ma solo se questo serve per chiudere le porte e migliorare i controlli. Va pure bene che ci sia comunque un equipaggio pronto a salpare per le emergenze notturne, come indicato nell'ordinanza, ma non condividiamo però che il pronto a muovere non sia previsto anche per le corse soppresse di giorno. Sardegna blindata quindi, e non solo alla Maddalena, giunge ancora la notizia che su richiesta dello stesso presidente della regione, in relazione alle difficili situazioni dell'organizzazione sanitaria in Sardegna, la ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il quale vengono sospesi i collegamenti e i trasporti ordinari delle persone da e per la Sardegna. È consentito quindi il solo trasporto marittimo delle merci sulle navi previste in convenzione e il trasporto marittimo delle persone, che può eventualmente avvenire soltanto previa autorizzazione del Presidente della Regione e per dimostrate e improrogabili esigenze. Stesso discorso per il trasporto aereo. Si viaggia solo tra Roma, Fiumicino e l'aeroporto di Cagliari-Elmo, a patto che le ragioni dello spostamento siano dimostrate e improrogabili e previa autorizzazione, anche in questo caso, dello stesso Presidente della Regione. Anche per oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona notte.